Mister Mellis, al termine di questa amichevole di lusso tra il Cagliari e l'Anorese, mister, una sua valutazione su questa passerella finale della stagione? Hai detto bene tu, una passerella e basta. Il calcio si è visto il calcio di fine stagione, senza quella giusta cattiveria, senza quel giusto spirito che ha contraddistinto la squadra. Penso che siano giustamente arrivate nel periodo delle ferie. Ecco, avete giocato proprio al piccolo trotto, una sorta di allenamento molto lento, poi alla fine l'Anorese addirittura è riuscita insomma a segnare qualche gol. È normale comunque che a fine stagione ci siano magari pochi stimoli anche davanti a un pubblico così caloroso. Questo non dovrebbe mai succedere, perché sei una squadra professionistica, hai un passato e hai un nome da tenere sempre nella giusta valorizzazione, giusta considerazione. Io credo che meno male che siano arrivate le vacanze, perché è giusto, hanno fatto tantissimo durante tutto l'anno ed è giusto che si godano le vacanze. Ecco, lei mister viene dal settore giovanile, ritorna nel settore giovanile, una valutazione sullo stato del calcio giovanile in Sardegna, secondo lei insomma, c'è un buon materiale oppure i ragazzi devono maturare? Purtroppo mancano le scuole di strada che c'erano una volta, i bambini giocavano in strada, i bambini giocavano negli oratori, credo che quella era la scuola migliore per crescere meglio i giovani. Ora tutto questo non c'è, ci sono alcune scuole calcio e chiaramente alcune lasciano il tempo che trovano, sicuramente ora anche il giovane è distratto da tante altre cose che prima non esisteva. È cambiato il giovane sicuramente. Ho capito. Secondo lei in cosa dovrebbero migliorare le società? Ecco. Poco spirito di sacrificio da parte dei ragazzi, hanno tutto e subito, mentre prima non si aveva niente, per avere qualcosa bisognava conquistarlo e sudare. Ora hanno tutto, più di tutto, e credo che molte scuole calcio dovrebbero iniziare a insegnare l'ABC anziché fargli fare subito il dettato. Ecco, quando pensa, sarà un sogno insomma quello di avere tra qualche anno una squadra del Cagliari fatta solo da giocatori sardi? È un sogno difficile da realizzare, però non impossibile. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere anche 3-4 giocatori contemporaneamente. Io credo che già quello sia un grande successo da parte del Cagliari Calcio. Certo. Per chiudere, mister, le chiedo cosa significa dopo tanta gavetta approdare nel palcoscenico della Serie A davanti alle stelle del calcio. Per lei cosa ha significato questa esperienza? Ma per me è il coronamento di un sogno, chiaramente. Dopo tanto pane duro, essere riusciti per 5 domeniche a vivere un'atmosfera incredibile, sono contentissimo per me e contentissimo per tutte quelle persone che ho allenato in tutti questi anni, che mi hanno chiamato, mi hanno sostenuto, mi hanno dato un bocca al lupo. Io credo che quella è la prima vittoria innanzitutto, poi ora ritorniamo nel settore giovanile da dove sono venuto con lo stesso entusiasmo, stessa voglia di lavorare che in tutti questi anni abbiamo fatto. Va bene, noi ringraziamo mister Mellis, ovviamente facciamo insomma un grande in bocca al lupo per l'immediato futuro, sì. Ed è stato un piacere insomma vederla sulla panchina del Cagliari in questi mesi della stagione. 5 domeniche, va benissimo, ringrazio anche a voi. Grazie mister. Eccoci qua con mister Prastaro alla fine di questa amichevole di lusso con il Cagliari, quasi quasi riuscivate a pareggiare la partita. Sì. Era una festa, era importante chiudere la stagione con un impegno importante, infatti ringraziamo il Cagliari Calcio che ha venuto a festeggiare con noi, a rendere memorabile una bella stagione, una bella cornice di pubblico, siamo contenti. Ecco, ciliegina sulla torta di una stagione che è stata molto bella, insomma siete tornati ai campionati di eccellenza, magari queste amichevoli servono anche per premiare quei ragazzi che hanno giocato meno. Abbiamo visto che lei ha fatto entrare diversi ragazzi anche del vivaio alla fine, giusto per, insomma, no, per premiarli. Che saranno il futuro della Nuorese, ormai senza vivaio, senza giovani locali, credo che per ogni società dilettantistica sia difficile sopravvivere. Pertanto abbiamo i giovani, bisogna valorizzarli, avremo un campionato difficile l'anno prossimo dove abbiamo bisogno di tanti giovani per sostenere la stagione. Pertanto dobbiamo cominciare a inserirli e a lavorarci. Ecco, quando si organizzano queste partite
certamente lì non deve motivare i ragazzi, perché giocare con il Cagliari non è un'esperienza che capita tutti i giorni, no? No, vabbè, chiaro. Diciamo che è una partita particolare che rimane, soprattutto per i più giovani, qualcosa da ricordare e poi da raccontare. Credo che per molti giocare con i professionisti può essere un'occasione unica e ripetibile. Ecco mister, voi state già lavorando per la nuova stagione, si pensa al campionato di eccellenza, tra l'altro in prospettiva c'è la regola dei fuori quota, appunto fidelizzati fatti in casa, che varrà tra qualche stagione. Ecco, voi come vi state muovendo in questo, così, in questo inizio di estate? Niente, abbiamo fatto, per quanto riguarda i giovani, abbiamo la Juniores che ha avuto anche buoni risultati, sicuramente noi tenteremo di valorizzare i giovani locali anche dei dintorni, tanto Nuoro e Interland e niente, poi la squadra è già abbastanza competitiva, dobbiamo fare delle piccole aggiunte mirate per rendere eventualmente la squadra ancora più competitiva per il campionato, che nasconde chiaramente delle insidie in più di quello della promozione. Certo. Per chiudere, mandi un messaggio ai tifosi per la nuova stagione, magari che siano più calorosi dall'inizio fino alla fine, no? Basterebbe che venissero tutte le domeniche queste persone e anche i punti li si raddoppiano. Certo, assolutamente. Va bene, noi ringraziamo mister Pastaro, ancora complimenti per la splendida stagione alla guida dell'Anorese, complimenti anche per come avete interpretato questa amichevole col Cagliari, insomma, a testa alta sicuramente. Quello è importante, ci tenevamo anche a fare bella figura, siamo riusciti anche in quello e siamo contenti. Grazie mister. Grazie a voi.